The New Stories. La tua informazione libera. Il maltempo torna a colpire l'Italia. Domenica 8 settembre è stata diramata un'allerta arancione per 6 regioni e un'allerta gialla per altre 9. Previste piogge e temporali intensi su nord e centro Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con il rischio di eventi estremi come grandinate locali e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni, nelle prossime ore temporali interesseranno Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibilità di grandinate e venti forti. Per lunedì 9 settembre l'allerta arancione sarà estesa a tutto il Friuli Venezia Giulia, Toscana e ad alcune aree di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Molise. Sarà in vigore un'allerta gialla in 17 regioni da nord a sud. Nel ponente Ligure, in particolare a Sanremo, una bomba d'acqua ha causato allagamenti, attivando l'allerta gialla in provincia di Imperia. Sebbene non si registrino gravi disagi, vi sono stati problemi temporanei alla viabilità a causa di tombini otturati e strade allagate, con sottopassi e scantinati interessati dall'acqua. A Sanremo la zona della foce è stata particolarmente colpita, così come alcuni carruggi del centro storico trasformati in veri e propri corsi d'acqua. In Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato un decreto di preallarme per rischio emergenze legate alle condizioni meteorologiche avverse previste a partire da domenica 8 settembre. Si prevedono piogge intense e temporali localmente molto forti, validi dalle 18 di domenica 8 fino alle 12 di lunedì 9 settembre. Particolare attenzione è rivolta alla Toscana, dove, nelle ultime ore, una piccola tromba d'aria ha colpito la Versilia. Il governatore Eugenio Giani ha segnalato su social media raffiche di vento fino a 107 km orari a Forte dei Marmi, con interventi in corso per alberi caduti. Ha inoltre ricordato che in Toscana l'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali resterà in vigore fino alle 6 di lunedì 9 settembre. Gianni ha aggiunto che un sistema temporalesco molto intenso sta attraversando le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze, con forti precipitazioni, raffiche di vento e grandinate locali. Nelle ultime 2 ore sono stati registrati circa 2.000 fulmini nell'area. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.